È un paese blindato a Camastra da alcuni giorni zona rossa istituita dalla regione siciliana a causa dei numeri rilevanti legati alla pandemia da Covid-19. Strade deserte e tre varchi di ingresso e di uscita dal comune agrigentino perennemente presidiati dalle forze dell'ordine. Il nuovo e giovane sindaco Dario Gaglio si mostra preoccupato per gli sviluppi, specie a causa della presenza, data per certa, di alcuni focolai che potrebbero fare ulteriormente aggravare la situazione. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente. È un periodo molto particolare, stiamo vivendo un momento difficile i numeri ad oggi dicono di 26 persone positive al Covid quindi in isolamento fiduciario in cui si aggiungono otto persone in quarantena e abbiamo avuto anche due decessi quello che preoccupa maggiormente è la presenza di diversi focolai però c'è grande attenzione da parte di tutti, ognuno col proprio ruolo. Siamo in contatto, noi amministratori, con le ASP, le forze dell'ordine, che colgo l'occasione per ringraziarli per il lavoro che stanno svolgendo. Con l'occasione voglio anche ringraziare i sindaci per la solidarietà e il sostegno dimostratomi. Sono convinto che se ognuno di noi farà la propria parte, riusciremo a venirne a capo di questa situazione, perché l'unico meccanismo di prevenzione che abbiamo è quello di restare a casa. Per quanto riguarda diciamo, la zona rossa, per quanto lei possa sapere ovviamente c'è il rischio che venga prorogata oltre 3 dicembre. Riguardo il prolungamento, onestamente penso di no, perché i miei concittadini hanno assunto quella responsabilità in più di rispettare le regole, di comportarsi bene per eh, sia la propria salute e soprattutto per la tutela della la salute degli altri. Il nostro è un Paese formato prevalentemente da soggetti anziani. Quindi giocare innanzitutto con la propria pelle e poi con quella degli altri risulta dannoso. Nel frattempo voi avete attivato anche il servizio di consegna a domicilio di alimentari e farmaci? Sì, abbiamo attivato dal 23 settembre questo servizio per quanto riguarda la consegna a domicilio della, degli alimenti e dei farmaci. Però se necessitano dei farmaci fuori dal nostro territorio comunale basta contattare il numero verde della Croce Rossa Italiana, invece all'interno del comune basta invece chiamare noi amministratori oppure la protezione civile locale. Le persone diciamo che hanno sintomi, che sono malate, per quanto lei possa sapere, verso quali ospedali vengono indirizzate? Sì, allora innanzitutto in questo momento abbiamo quattro persone in ospedale. Sì, la, il, il, il primo approccio viene fatto sicuramente a Canicattì e poi se ci sono, essendo, risul, essendo ri, che risultano positive al Covid, si spostano nelle, negli ospedali dove ci sono dei posti liberi. E quelli che abbiamo sono tutti all'Ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento.